con una regola di grande civiltà, si potesse andare allo stadio a vedere le grandi squadre che giocare alla dirigenza attuale che gestisce il canale, perché non viene più a scendere. Se ogni settimana raccontiamo di un cuore che batte ancora e se la vede con le grandi, e perché grazie a Dio il canale continua a essere in Serie A. Ci avviamo alla conclusione, visto che io ho aperto questa presentazione, questo incontro, parlando e dando la notizia vera con Dante, che lo sta andando a Ruba, qualcuno di voi, magari uno soltanto, mi risponde per tutte e tre, ma state già lavorando ad una nuova edizione che conterrà qualcosa in più del già ricchissimo repertorio della prima? Antonio. Sì, diciamo che grazie al contributo dei lettori già abbiamo avuto delle segnalazioni, qualche imprecisione, qualche errore diffuso, errore di battitura, eccetera, e quindi ovviamente queste cose che sono fisiologiche in un lavoro verranno corrette, e si spera che anche nei prossimi anni ci sia una riedizione, ovviamente con gli aggiornamenti delle prossime stagioni, e forse appunto aggiungeremo già nella ristampa altre foto che abbiamo trovato dopo, alcune piccole modifiche riferite ad aneddoti che abbiamo scoperto. A questo proposito vorrei ricordare che c'è anche un sito dove noi appunto non solo mettiamo la rassegna stampa e quindi anche le immagini di questa serata, ma abbiamo anche i contatti per chi volesse appunto segnalarci qualche imprecisione o qualche semplice opinione. Esatto, l'indirizzo è www.tuttoilcatania.tk. E quindi aspettiamo anche il riscontro dei lettori già. E ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti. Bene, grazie Antonio Buemi, Alessandro Russo, Filippo Solarino, che assieme a Carlo Fontanelli e Roberto Quartarone hanno firmato questo bellissimo volume, Tutto il Catania minuto per minuto. Grazie a voi per essere rimasti fin qui a seguire la nostra presentazione. Grazie soprattutto perché ci avete dimostrato che il nostro amore per il Catania non è sprecato, ma deve essere alimentato. In bocca al lupo per il libro che continua a essere in vendita, e come avete sentito è già pronta, è già in preparazione la seconda edizione. Grazie, buonasera a tutti.